Nel video precedente vi ho parlato delle regole per posizionare in maniera corretta le tacchette. In questo video invece andremo a parlare dei 5 errori più comuni sul posizionamento delle tacchette e di come possono andare a modificare la dinamica della pedalata. Quindi partiamo subito, sigla! Il primo errore è una posizione della tacchetta troppo avanzata. In questa situazione noi avremo il punto di spinta eccessivamente anteriorizzato, quindi potremmo ad esempio andare a sentire una pressione eccessiva a livello delle dita dei piedi con formicolio anche certe volte o bruciore. In questo caso possiamo avere due modifiche, due alterazioni della tecnica di pedalata, quindi possiamo avere una pedalata eccessivamente di punta oppure una pedalata che in fase di spinta tende a scendere con il tallone, e questo è il primo errore che dobbiamo cercare di evitare. Se invece abbiamo una posizione delle tacchette troppo arretrata, che cosa può succedere in questo caso? Può succedere che avremo una pedalata, come si dice, con lo scivolamento finale, ovvero nell'ultima fase di pedalata al punto morto inferiore avremo un movimento anomalo della caviglia che tenderà ad aprirsi eccessivamente e andremo a sollecitare molto i muscoli posteriori della gamba in tutta la fase di recupero, e questo può spesso creare delle tensioni eccessive a livello degli ischi crurali e dei polpacci e quindi a lungo andare a creare delle problematiche da sovraccarico. Per quanto riguarda invece la posizione non corretta in rotazione delle tacchette, ebbene questa è uno degli aspetti più complessi, perché ad esempio un'eccessiva rotazione all'interno del piede con la punta che guarda verso l'interno può far sì che si crei una sorta di torsione a livello dell'arto inferiore durante la spinta. E questo che cosa andrà a determinare? Un aumento di pressione a livello della testa del primo metatarso e dell'alluce generalmente, ma non solo, potrà creare anche una torsione a livello del ginocchio, perché ricordiamoci che durante la pedalata il nostro piede è vincolato proprio grazie alle tacchette al pedale, ma quindi tutta la parte superiore può muoversi anche se di poco scivolando sulla sella. Se noi andiamo a creare una torsione a livello del ginocchio, si andranno a sollecitare in maniera particolare tutte le strutture, quali i legamenti, collaterali, crociati, ma anche tutti i muscoli che stabilizzano il ginocchio, quindi in particolare i muscoli della zampa d'oca che stabilizzano in rotazione la tibia rispetto al femore. Quindi è molto importante anche controllare che il ginocchio durante la pedalata non tenda a ruotare all'interno nell'ultima fase di spinta, e in questo caso potremmo sospettare che vi sia un'eccessiva rotazione all'interno della punta del piede, quindi una rotazione esterna della tacchetta. Se invece ci troviamo nel caso opposto, tenderemo invece quindi a mantenere la punta del piede ruotata in fuori, e in questo caso quello che ci verrà da fare durante la pedalata sarà quello di portare in fuori l'anca nella fase di recupero, quindi al punto morto superiore. Quindi avremo la classica pedalata che si vede magari nei ciclisti di una certa età con le ginocchia larghe, che è assolutamente antiestetica. Oltre ad essere antiestetica, tra l'altro, non è buona come dal punto di vista biomeccanico, perché non è efficiente, ma soprattutto si rischia di andare a sovraccaricare, in particolare in questo caso, l'articolazione dell'anca. L'ultimo errore che invece possiamo riscontrare sul posizionamento delle tacchette è una posizione non centrata in lateralità, quindi una posizione eccessivamente spostata in fuori o in dentro. Nel caso in cui la tacchetta sia posizionata troppo in fuori, noi troveremo il piede che invece è in dentro rispetto alla pedivella, quindi molto più vicino ad esempio alla pedivella e quindi al movimento centrale. In questo caso andremo a creare uno stress in valgismo a livello del ginocchio, ovvero il nostro ginocchio tenderà anch'esso ad andare in dentro, e questo può creare delle problematiche in particolare sui legamenti collaterali mediali. Viceversa, se ci troviamo con una posizione della tacchetta troppo interna, il nostro ginocchio tenderà ad andare in fuori in fase di spinta e quindi creare uno stress in varismo e quindi sollecitare in particolare il collaterale laterale. Tutti questi aspetti sono di fondamentale importanza per la prevenzione degli infortuni a livello del ginocchio. Infatti
La posizione delle tacchette durante una visita biomeccanica è uno degli aspetti che richiede più tempo in assoluto e quindi certe volte bisogna dedicarci anche mezz'ora, 45 minuti per ricercare la posizione corretta, proprio perché in alcuni casi un millimetro, mezzo millimetro può fare la differenza tra un maggior rischio di infortuni oppure no. E quindi il mezzo millimetro, il grado, mezzo grado di rotazione certe volte possono essere fondamentali. E vi dirò di più, vi sembra magari forse proprio poco, una sciocchezza il millimetro. In realtà vi assicuro che per gente che passa tante ore in bicicletta, tipo i professionisti o amatori che magari si allenano anche 10-15 ore a settimana, un'alterazione della dinamica di pedalata collegata a una scorretta posizione delle tacchette può creare davvero delle problematiche e di solito ci si rende conto fin da subito con le percezioni di una maggior tensione in alcuni distretti dell'arto inferiore o del ginocchio o alcuni muscoli tipo ad esempio il tensore della fascia lata e la bendelletta iliotibiale. Quindi tutti questi aspetti sono davvero di fondamentale importanza e ricordiamoci di posizionare bene le nostre tacchette, altrimenti le ginocchia potrebbero lamentarsi.